Amici, buongiorno, sono Carlo Restagno. Dunque, oggi vi presento un bianco siciliano un po' particolare. Si tratta di un grillo, ma non è particolare in quanto grillo, è particolare questo grillo. Dunque, innanzitutto diciamo subito una cosa. Il grillo è forse la più importante uva siciliana bianca, perché dà origine a sicuramente il più celebre, il più antico di tutti i vini siciliani, che è il Marsala. Però si può vinificare anche bianco secco come questo, che viene dalla cooperativa Mortilla in quel del Ragusano, bellissima bottiglia fra l'altro. Ora vediamo un po' le caratteristiche. Perché dicevo particolare? Perché qui i profumi sono con una dominante di mineralità, cosa che diciamo che è una tendenza che c'è oggi abbiamo questa tendenza in tutti i bianchi dal nord al sud. C'è questa tendenza alla mineralità, in questo caso è marcata, quindi abbiamo questi profumi decisamente minerali che ricordano, c'è una tendenza all'idrocarburo, e mentre il fruttato passa in secondo piano. Questo diciamo che potrebbe forse non piacere a tutti, però in linea di massima è un vino che oltretutto, adesso lo mettiamo anche in bocca, è un po' freddino ancora, ha un gran bel corpo, Questa mineralità che si riflette anche sul palato, ha un gran bel corpo, è molto sapido e equilibrato, cioè c'è l'equilibrio fra profumi e corpo, che è anche molto persistente fra l'altro, quindi lo troviamo in fine bocca ancora, io sono qui che parlo, lo sento ancora, lo percepisco ancora. Quindi è un bianco che possiamo, anzi dobbiamo abbinare a dei bei pescioni d'alto mare, una bella ricciola di 7 kg al forno, una bella omprina di 5 kg, un bel branzinone lungo così, non quei branzinetti piccoli che vi danno al ristorante. Spada e tonno alla griglia, cioè pesci seri insomma, ecco. Cari amici, quando volete bere bene, ricordate, chiamate Carlo. Un saluto a tutti.